È uscito in questi giorni il catalogo della mostra antologica Livio Rosignano Dipingere il Vento, curato da Marianna Cerboni, pubblicato con il contributo del Comune e dell'Associazione delle Comunità Istriane. Il volume, oltre a ripercorrere la mostra, è uno strumento utilissimo per fissare la poetica di un autore molto apprezzato e dalle mille sfaccettature. Il paesaggio, a lui tanto caro, in tal senso è soltanto una di esse. Attraverso un centinaio di immagini tra riproduzioni di quadri e foto d'epoca riassume tutta la vita, diciamo, di lavoro, la lunga vita lavorativa di questo grande pittore che è stato uno dei protagonisti del Novecento triestino e regionale e non solo. E quindi racconta l'evoluzione della sua arte dagli anni 40 fino al 2015, anno in cui è scomparso. C'è però, sottolinea Cerboni, ancora un aspetto del lavoro di Livio Rosignano che deve essere affrontato e che restituirebbe l'autore nella sua necessaria completezza. C'è un aspetto che comunque è documentato nel catalogo che riguarda la sua attività letteraria come scrittore, che è poco conosciuta e secondo me varrebbe la pena di indagare perché era autore di una scrittura fine ed era un acuto sensore dei suoi tempi. Il catalogo può essere richiesto al 335 6750 946.